Benvenuti alla puntata numero 40 di Electric Motor News. Siamo ancora al Motor Show di Bologna. Come sempre sono tante le novità che noi abbiamo visto qui nella rassegna bolognese del mondo dell'automobile, in modo particolare del mondo dei veicoli elettrici. E siamo qui nello Stand Peugeot con la EX1, della quale noi abbiamo già presentato qualche puntata fa il servizio completo con la prova e il record che ha fatto in Francia. E noi adesso arriviamo con questa puntata alla fine dell'anno, 40 puntate, un anno difficile per il mondo dell'automobile, però un anno che ci ha portato delle soddisfazioni sia in termini di visibilità, perché abbiamo aumentato la quantità di televisioni private che seguono le nostre puntate, e anche nel nostro sito internet ha avuto un grande successo, e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. E anche se c'è una pecca, e lo diciamo anche, io nelle prime puntate di quest'anno avevo detto che avevamo previsto e abbiamo previsto, e non si è potuto fare per questioni economiche, di lanciare una web TV. Ci riproveremo, ed è una promessa, nel 2011, chiaramente sono cose che non dipendono da noi, però ci proveremo ancora, anche perché da tanti anni che ci occupiamo del mondo dei veicoli ecologici e ci teniamo molto a questo mondo, però bisogna anche dirlo, è un obiettivo mancato. Un'altra cosa che vorrei dire in questa presentazione dell'ultima puntata dell'anno, prima di cominciare con tutti i nostri servizi, è un ringraziamento. Prima a Paolo Padin, che si è occupato della parte telecamere nella prima parte dell'anno, poi a Marcello Montemurro, che ci sta seguendo da metà anno fino a qui al Motor Show di Bologna, e avremo altre persone che si aggiungeranno alla troupe, tra virgolette, di Electric Motor News a partire dell'anno 2011. Quindi sono tutte cose che noi prevediamo di fare, chiaramente abbiamo le migliori intenzioni. Come ben sapete siamo completamente liberi, ci supportano le aziende che si occupano del settore, e quindi non abbiamo nessuna entità dietro che ci può aiutare economicamente, quindi lo sforzo è sempre molto grande, però noi ci teniamo a continuare con questo lavoro che abbiamo iniziato tanti anni fa. Ormai sono 10 anni di Electric Motor News in televisione, sono 12 anni della nascita di Electric Motor News a livello cartaceo come rivista mensile, e quindi speriamo, e ci teniamo a dirlo anche, che nel 2011, nell'undicesimo anno di Electric Motor News in televisione, le cose andranno un po' meglio, noi ce la mettiamo tutta. Detto questo, cominciamo con i servizi della seconda puntata che facciamo qui dal Motor Show di Bologna e l'ultima dell'anno 2010. Marco Freschi, responsabile dell'ufficio stampa Citroen Italia, buongiorno. Buongiorno. E qui di fianco a una Citroen C0, noi che siamo da anni, ci battiamo per l'auto elettrica, finalmente è arrivata. Finalmente c'è, finalmente è arrivata, inizieremo le consegne a partire da gennaio del 2011, quindi ancora veramente poche settimane. Una vettura, come abbiamo già detto in altri ambiti, è una vettura reale, una vettura adattissima all'utilizzo cittadino, una vettura a quattro porte, quattro posti reali, bagagliaio, con tutte le dotazioni classiche e tipiche che siamo abituati ad avere su una vettura tradizionale, l'ABS, l'SP, gli airbag, il climatizzatore, il navigatore, la radio, quindi veramente una vettura anche equipaggiata ai massimi livelli. Una vettura che intendiamo vendere in primis a tutti, ma in primis ovviamente a società, enti, noleggiatori, flotte. Abbiamo già avuto più di 1000 ordini di contratti a livello europeo, e per quanto riguarda l'Italia abbiamo due contratti e accordi interessanti, uno con Arval per quanto riguarda il noleggio delle vetture a clienti appunto aziendali, e uno con Enel, che comunichiamo proprio qui al Salone di Bologna. Un accordo grazie al quale chi acquisterà Citroen C0 in collaborazione con Enel avrà la possibilità, compreso nel noleggio, nel canone del noleggio, anche il costo dell'utilizzo della vettura stessa, cioè dell'energia elettrica consumata. In più tutta una serie di servizi da parte di Enel, per cui ci sarà un tecnico incaricato che verrà a casa del cliente, azienda o privato che sia, a installare il contatore, a verificare che ci siano le condizioni idonee
migliori per poi prevedere la ricarica della vettura, che sappiamo è una delle caratteristiche della vettura stessa, una ricarica che al momento è prevista in 6 ore, una ricarica completa. Ecco, vedo in questa vettura la scritta AirDream e vedo degli interni del tutto curato in modo particolare. Vuol dire che ci saranno diversi allestimenti anche per il lancio di questa vettura o per il momento uno solo? No, l'allestimento sarà unico e super equipaggiato, come ho detto poco fa. AirDream è la firma che noi apponiamo alle vetture della gamma Citroën che hanno dal punto di vista ecologico qualcosa di particolare, qualcosa in più, una particolare attenzione. Ovviamente C0 è, diciamo, la regina di questa gamma AirDream.